le vite sacrificate per la riconquista di una normalità democratica tanto desiderata, che trovò nei valori dell'antifascismo il vero slancio per superare quel periodo così drammatico. Oggi abbiamo il dovere di ricordare quelle vite, le vite di donne e uomini, le vite dei soldati, degli ufficiali italiani morti tra il 43 e il 45, a cui questo parco è stato intitolato. Il parco in cui siamo oggi è dedicato al loro ricordo, alla memoria di tutti loro. Era nato come Parco Cestio nel 1939 dal progetto di Raffaele De Vico. Oggi è il Parco della Resistenza dell'8 settembre, consacrato agli 87.000 militari italiani caduti nella guerra di liberazione, agli 80.000 che combatterono nelle formazioni partigiane, ai 590.000 militari internati e deportati che si rifiutarono di collaborare con le truppe nazifasciste.